disco fantastico di Zucchero con le mani, le 8.35, siete all'ascolto di Radio DJ, programma Chiamate Roma, 3131 con il trio Medusa. Vedi Mirko D'Aiesolo, anche bravo, lui, bravo, anche lui bravo. Sente quello che sentiamo noi. Sì, perché stiamo per entrare nella rubrica delle canzoni travisate e lui dice, quei Zucchero si è sbagliato come Papa Francesco, perché voleva dire sicuramente accarezzi il caso con le mani. Non so, Papa Francesco ha detto un'altra roba. In questo cazzo, in questo caso le provvidenze, in questo caso, in questo caso. Uno di noi, uno di noi, un grande. Secondo me ci ascolta pure e si scarica. Mi fanno tanto ridere le canzoni travisate. Secondo me c'è il podcast con le canzoni travisate. Caro Papa Francesco, però, se vuoi fare delle segnalazioni, non fare come quella di Rebecca che cita così: tun tun tun. Andiamo a fa du toast. Tun tun tun. Andiamo a fa du toast. Andiamo a fa. Andiamo a fa. Andiamo a fa du toast. Freddy, perdonami, ce lo dice Rebecca. Abbiamo l'indirizzo di Rebecca, perché vorrei mandarle un regalo, magari. Vorrei farle visita adesso. Allora, le canzoni travisate potete segnalarcele bene per benino, con titolo e autore possibilmente, ma soprattutto momento esatto, quindi minuto e secondo, sia su Twitter con l'hashtag canzoni travisate, sulla nostra pagina Facebook, sul blog o ai nostri contatti 347 342 5220, dirette dj.it. non valgono neanche, lo diciamo a Rebecca, tipo alle 8:20 c'era una travisata. Punto generico, sei arrivata, di un giorno della settimana, alle 8:20. Quelle di oggi invece sono le travisate che riguardano Dusty Man, ragazzi. Dusty Man, perché canzone. Abbiamo un secondo speciale su travisate opinabili su Dusty Man. Cioè, tutti ci sentono qualcosa in Dusty Man, abbiamo avuto Canotte e robe varie, oggi ci sono altre vostre segnalazioni. Occhio che probabilmente non ci sono tutte. Nella prima parte della canzone, qualcuno anonimo ci sente Via la Lacoste Le, diminutivo di Lello. Via la Lacoste Le. Sentiamo. No, non c'è. No. Via la Costa. Via la no, costa. Io però ci sento. Le Lacoste arriveranno al trio Medusa tra pochissimo. Questo. Segnalazione di Stefano di Aprilia. Guido, ma non sto ben. Sentiamo. No, bocciamo, ci puoi cascare una volta. Mi sarebbe piaciuto, come dire di sì e darmi torto, ma non ce la sento. Quella di Andrea di Treviso è la mia preferita. Viva i Boys to Men. Viva the Boys to Men. Viva i Boys to Men. Fallo risentire. No, non c'è neanche questa. Non c'è. Davide da Verona la butta sull'acne, praticamente dice viva le pustole. Viva le pustole. Un altro che si esibisca. Preso dalla sindrome di Caboto o Colombo, Sebastiano Meloni dice viro davanti a me. Viro. Ma ragazzi, che versione avete? Amici ascoltatori, dovete un po' collaborare. Però uno vi viene anche dietro, inteso proprio come. Cioè, non fare lo stupido. Non fare. Che io mi metto i guanti di gomma tutte le volte per fare le travisate. Non è vero. Seconda parte. Dusty Man, cioè dove diventa un po' ritornello. In realtà è quella ancora più travisata di parte. Della... Sì, l'altra volta avevamo detto che era la cannuccia. A noi andava abbastanza bene come travisata. Sì. Un anonima ci segnala va che lonza lo. Va che lonza, stop. Guarda che c'è, faccela risentire. Qui c'è. Io però Cannuccia lo sento di più. Lucio da Modena invece fa una citazione cinematografica. Vai di frusta Jones. Ma no. Jones volendo. Io adesso non vorrei bruciarti, ma qualcuno frutta ce la sente? Frutta no. Frutta no, mi sento frutta. Va che nota, allora, la segnalazione di Andrea da Milano, va che nota e sol. Zitti, non ci parlate sopra, senti, eh? C'è la U. Pasquale Mastro Donato, e voglio dire anche il cognome, ecco. Ci sente, dai che non c'ha fai. Vai.
fai, no? Leonello Monti, sì. Sente a David Coulthard, David Coulthard, David Coulthard Q. David Coulthard. Ma vedi sentire solo David Coulthard. Ma che c'ha il cappello stretto stretto attorno alle orecchie? Leonello Monti, ma in quale sala? Dove a David Coulthard? Dove lo dice? Allora, che fine ha fatto Glock, se ne vogliamo dirne una. Tra poco tornano le travisate ufficiali con il bollino Lancia Prevignano. Dai, vi abbiamo dato ragione, queste non ce n'era neanche una. Strome. Strano che nessuno abbia sentito delle travisate all'interno di Strome. Ah, addirittura c'è un gna gna, ma dice proprio gna gna. Ecco, gna gna. Continuano ad arrivare segnalazioni su Dusty Man, che faremo, come dire, la prossima settimana. Sì, ormai a me diverte molto le travisate che non ci sono. È un concorso nel concorso, cioè sì. Ascolta in Dusty Man la travisata che non c'è, però fa ridere, perché già ne è arrivata un'altra che non c'è sicuramente, ma fa tanto ridere. Però Coulthard, ragazzi, secondo me non la batte nessuno. Questo si chiama cucinare con gli avanzi. No, è venuto un piattino. Voi siete troppo pigri e siete troppo. Lo sai qual è il problema? Che Francesco Lancia passa i suoi fine settimana al bar cantato appunto da Strome. Che allora, rendezvous a Tennis. Non so se c'è più, ma se c'è più. Ed è temo di sì che ci sia. Ed è un bar famoso? Sì, sì, beh, uno dei bar più famosi. C'è lo scacco matto a Terni? Perché in ogni città c'è il bar scacco matto. Non mi risulta. Il rendezvous è quello degli aperitivi, per questo canta la gnagna. Perché a Terni, ragazzi, mi sembra, come dire, che sia una città ben tornita e fornita di materiale. Partiamo dalla segnalazione. Allora, le classiche. Le classiche. Che sono arrivate in settimana. Chi ce la fa la prima? La prima ce la fa Mattia Zanardo. Approvate dalla commissione. Marchiate, questo non è giusto. Dusty Man non è solo una canzonetta leggera, dentro c'è anche cultura e impegno sociale. Perché quindi ce n'è una su Dusty Man. La notizia è che c'è una canzone su Dusty Man. Seoul ama la Russia, non per Putin, naturalmente, visto che è successo ultimamente, non per le Olimpiadi, non per la vodka, la ama per Dostoevsky, di cui lui è un sorcino. Lo chiama addirittura il Dosto. Il Dosto? Aspetta. E tu schiocchi, lui parte. Che prontezza e riflessi. Lo dichiara apertamente nel suo pezzo più famoso, dove dice: Dosto, la Russia sei tu. Allora, questa c'è. Dosto, la Russia sei tu. Mi fai risentire, perché a me sembra anche che dica Ivanivovic. Capisco Rostov, è comunque una città russa, quindi. E anche Coulthard, comunque. Io comunque ce lo so. Alberto Urban, questa è la sua segnalazione. Settimana bianca, ci sono Povia, Evia e Enya. Minchia che ridere! Enya arriva in ritardo, trafelata con un zainetto Invicta grosso come un francobollo. Cazzo, ma non hai portato niente, gli dice Povia. Fimma, che testa c'hai, rincara Evia. Naturalmente. Enya ammette in Sumiregusa, che è una sua canzone, sì, che non ha portato niente, e dice: io manco gli sci. Cioè, io proprio è sempre con questo ritmo, però lei fa solo ciaspola, però quindi gli sci non li porta. Ragazzi, io manco gli sci, vai. Pensa per decidere che pista devono fare. mamma che maron. Terza segnalazione arriva da You Have to Be Really High. E questo è il nome dell'ascoltatore. Questo è il nome dell'ascoltatore. Vabbè. Terza puntata della saga Shakira e l'incontinenza. Allegria. Questa volta la cantante colombiana è al cinema con gli amici Totò di Natale e Osvaldo. Ma dai. E sentendo che le sta per scappare, li avvisa in Waka Waka. Totò, Osva, Moscoreggio. Ma poveraccia. Che poi le sta con Piqué, no? Certo. Totò, Osva, Moscoreggio. Ma non è la numero uno questa, ma scherziamo. E poi una di quelle si chiama proprio la Shakira. Questa è la Shakira. È un bel tipo Shakira. Allora, è la Shakira questa. È brutto rovinare il lavoro di una collega, di un ex collega, cara Alessia, anzi in bocca al lupo per il grande fratello di stasera, ma sì. Bifidus, prendete Shakira. Lei è una testimonial molto più credibile. La segnalazione è di Joe.
Gio. Maria Gadù consola Piero Pelù, sì? Sono amici, certo, naturalmente, che si è appena lasciato con la fidanzata Natasha, povero Pelù. Vabbè. Sì. Piero vuole andare a comprare la panna spray per affogare la sua disperazione. Ma la Gadù mette in guardia Pelù in Shimbalayé e gli dice, nel suo italiano un po' stentato: se capita all'esse lungo, poi te Natasha incontrerai. Se capita desse mundo, poter toda se infonderai. Frequenza c'è! Bravo! Gio! Se capita desse mundo, poter toda se infonderai. Fantastica! Se lungo, eh? È come il Carrefour! Segnalazione di Shimus in My Life. Michael Jackson ha un problema. Facendo manovra ha bozzato il suo Ducato. Lo ha portato al suo carrozziere di fiducia, che si chiama Nando, è il carrozziere delle star, che glielo ha riparato in un paio di giorni e gli ha telefonato per andarlo a ritirare. Proprio mentre Michael però sta registrando History, versione remix. Michael dunque si rivolge alla sua segretaria e il risultato è che nella canzone si sente: non posso, non posso, non posso, vai tu. Lo dice chiaramente, ragazzi. Adesso la cosa che credo tutta l'Italia si sta domandando: se queste erano le prime quattro, la numero uno come sarà? Lo scopriremo tra poco. Imagine Dragons, Demons, ma non è importante, la cosa importante è capire chi c'è questo lunedì alla numero uno delle canzoni travisate. Chi è il fenomeno? Tommaso Nuti. Applauso a Tommaso Nuti, che trova la numero uno. Grande ascoltatore. Tommaso. Italiana. Italiana. Antonella Ruggero è una che ama le montagne, le piace tantissimo andare in montagna. Richiesta di un testo poetico sul Cervino. Mi scrivi una cosa sul Cervino, Andrea? Poetico però. La brava ex cantante di Mattia Bazzar ci ha pensato su qualche minuto. Poi, colta da un'illuminazione, in Italia una parola aperta, sua canzone, ha dato la sua definizione del Cervino, naturalmente. E che ha detto? Un braccio che si sporge dalla caccadura delle Alpi. Ma un braccio che si sporge dalla caccadura delle Alpi. Ma un braccio... portata a Sanremo questa, vinceva a mani basse. Però che si sporge. Ma un braccio che si sporge dall'attaccatura delle Alpi. Ora. Cosa voleva cantare al posto di la caccadura delle Alpi? Voleva cantare un braccio di scimmia che si sporge da... Qual è il testo vero? Attaccatura. Ma la cosa più bella è che sul Cervino non c'è il buon e compianto Mike Buongiorno, ma c'è Shakira che dice: Totò osva moscorreggio. Questa è la conclusione migliore, ragazzi. Io non le posso più vedere, lei e Rihanna nel video, che poi mostrano diciamo la fonte dell'energia. Aria, mo scorreggio. Aria è proprio un esercizio di aria. Aria in locale. Le 8:54, concludiamo qui questa puntata. Grazie al cast di Chiamate Roma, grazie naturalmente alla coppia DJ Oss e Patrizio che hanno fatto la regia. Patrizio, ti lasciamo, come dire, l'onore di concludere questa puntata dando l'appuntamento a domani in inglese, quindi tomorrow 7 o'clock in the morning. Bye. See you soon tomorrow. At 8 o'clock. Seven. Ci fa perdere anche un'ora di programma. Ma non è che non lo sapeva, pensava che 7 si dicesse 8. Sai anche dire Fabio Volo? Ora c'è Fabio Volo. Fabio's flight. With the flight of the morning. In the morning. Tra pochissimo su DJ.it il podcast delle canzoni travisate. Buon lunedì da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Appuntamento a domani, ciao a tutti.